osteomielite, cari amici, osteomielite. E mi ha scritto un caro amico da Facebook, e chiedendomi di parlare del profilo Facebook che raccoglie tutte le notizie sulla osteomielite. E io per tale motivo non ho difficoltà ad andare incontro a tale proposta, anzi lo faccio come dovere di solidarietà, perché ma potrei essere anch'io un portatore di osteomielite, cari amici. E sapete, no, che c'è una grande varietà di malattie, e la osteomielite non è una delle più gradevoli, per cui io invito tutti voi innanzitutto a leggere la lunga lettera esplicativa che mi ha scritto questo amico da Facebook, e io questa sua lunga lettera esplicativa ve la metto nel riassunto di questo video. Poi vi invito ad andare sul canale, sul profilo Facebook di questo amico, e ad onorare lui e il suo profilo con la vostra presenza, cari amici, e magari ringraziando tutti Dio o il destino di non avercela pure noi la osteomielite. Io ricordo, cari amici, che quando avviai le trasmissioni da questa pubblica, gratuita web TV on demand, e qualcuno mi scrisse queste testuali parole, il tuo cervello è stato rovinato dalle droghe avariate. Proprio così, il tuo cervello è stato avariato, è stato rovinato dalle droghe avariate. E io gli risposi: no, caro amico, il mio cervello è nato proprio così, è nato avariato sin dall'origine. Ecco, cari amici, allora prendiamola un po' con filosofia, cari amici, ma soprattutto prendiamola con solidarietà, con la solidarietà, che non è soltanto una questione cristiana, io direi che soprattutto è una questione umana. Ricordiamoci del titolo di quella grande opera di Ernest Hemingway: per chi suona la campana? La risposta: la campana suona per tutti noi. Quando uno di noi muore, è come se morissimo un po' anche noi. Quando uno di noi è ammalato, è come se fossimo ammalati anche noi, cari amici. Allora, cari amici, andate tutti sul profilo Facebook dell'amico che mi ha scritto da Facebook e onoratelo con la vostra presenza. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.